Bentornati in questo nuovo video qui a Megadesign che parla, e oggi siamo qui per un nuovo spacchettamento. Come visto dal nuovo DLC, cioè dal nuovo aggiornamento, hanno aggiunto nuove armi. Io ho queste criptochiavi e anche questi code point, che mi pare che si chiamano code point, non lo so. Intanto io uso subito i punti code, perché voglio provare in questo episodio ad avere un'arma, cioè ci provo. Allora, otteniamo queste cose mimetiche, che possiamo anche usarla per l'HVK. Ah, parlando dell'HVK, dovrei fare poi un altro episodio dove dobbiamo portare ancora l'HVK a livello max. Sì, l'abbiamo portato nello scorso episodio, ma l'ho prestigiata. Così portiamo l'HVK a prestigio 2, livello max, quindi proprio livello max, tipo la CUDA l'ho livello prestigio 2, livello max. Allora, apriamo un'altra rara, perché penso che si possano trovare maggiormente qua. Ok, veleno, ok, per lo spectre, e 7 criptochiavi. Ok, va bene, apriamone un'altra. Ok, per il KRM, mimetica Razorback, e centro perfetto per l'FMG dello Shave, ancora che non ho sbloccato, perché non lo so, non lo so veramente perché, perché non uso lo Shave. Mimetica Manowar, che vorrei applicare perché sembra molto carina, e per lo Spectre che non uso, infiltrazione, non lo uso, il 48 Dredge, apriamone un'altra, l'XM non lo uso più, e mimetica 48 Dredge. Allora, denti rotti, vabbè, io queste cose, raga, non le uso. Allora, per il Ruin potrei anche metterlo. E colpa all'ombra, per il Razorback non lo uso. KN44 non lo uso, peggio del Razorback. Materiale, ok, io non ne sto trovando. È un peccato, raga, perché sto aprendo veramente un casino di cose. Io ho detto, la dovrei trovare per forza. Va bene, invasione, io raga, voglio trovarla per forza. Allora, tirapugni, oh, tirapugni, raga, il tirapugni. Abbiamo trovato il tirapugni, che bello. Poi l'andremo a vedere, tranquilli. Ok, no, non ho trovato niente. Io punto soltanto a quelle schifosissime arme. Jace, incisione per l'ICR2 e pioggia d'acciaio. Può essere anche che me ne sono scappati, però penso di no, perché sono molto attento. Dovrei essere così a scuola, però sti cazzi. Allora, giullare per il tema Reaper, il monocromato per l'H... fighissima, raga, per l'HVK. No, raga, io per ora l'HVK non mi piaceva, però da un pochettino che la uso per prestigiarla mi è piaciuta. Qua niente. Ok, allora, cenere a sangue, termite e gioia. Allora, scusate, ne possiamo aprire un'altra. Ok, Haymaker, che non uso, e Azorbeck. Ok, ce ne hanno dati altri 7. Possiamo aprire 2 di rifornimento comune. Vabbè, ma meglio di niente. Ok, va bene. Ok, l'ultima ne possiamo aprire. Apriamo l'altra. Vediamo, vedo qualcosa alla leggenda. Ok, ok, non abbiamo trovato molte cose. Allora, andiamo su multigiocatore. No, come faccio a creare la partita? Cioè, vabbè, andiamo. Crea una classe e andiamo a vedere il tirapugni. Come vedete è a livello 9. Allora, andiamo qua col Gorgon. Precisione, dove cazzo è? No, raga, l'ho trovato il tirapugni, non me ne frega niente. No, raga, dove si trova? No, non lo so dove si trova. M87, questo non c'è. Precisione. Sarà un'arma secondaria. Appunto, raga, ecco il tirapugni. KO, arma corpo a corpo indossata sul pugno. Ogni colpo a segno sarà un KO. Tipo il coltello. Tipo il coltello. Comunque ragazzi, per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio, bella da Mega Destroyer.